Bene amici di Medico Snake, benvenuti in questa nuova video recensione e qui vi parlerò di dispositivi Bluetooth, per essere preciso cuffie auricolari. Le potete subito notare perché le tengo a collo e le sto utilizzando come microfono Bluetooth esterno al mio smartphone Android per eseguire questa videoripresa. E già da qui potete apprezzare la cattura dell'audio tramite il microfono. Ma detto questo, andiamo a vederle insieme nella videorecensione. Iniziandovi a parlare di queste cuffie, esse sono del produttore Nia modello Q7 e iniziando dalla propria confezione di vendita al suo interno, oltre alle cuffie troviamo un cavetto USB, micro USB per la ricarica e un libretto di istruzioni purtroppo solo in lingua cinese. Per quanto riguarda i materiali di queste cuffie, esse hanno un corpo completamente in plastica con un design ad arco, laddove al suo interno troviamo una staffetta di alluminio che permette la regolazione in base alla propria misura e sono anche molto comode da usare perché sia all'interno sia all'esterno e sia attorno ai padiglioni auricolari sono presenti dei comodi cuscinetti che una volta indossate non arrecano nessun fastidio né alla nostra testa e né alle nostre orecchie. Per quanto riguarda i pulsanti, le entrate e le funzioni che offrono le cuffie auricolari Bluetooth Nia Q7 e partendo dal padiglione auricolare destro troviamo il cursore per andare avanti o indietro con i brani, l'entrata USB micro USB 2.0 per la ricarica e l'entrata jack da 3,5. Nel caso le nostre cuffie fossero completamente scariche, le possiamo tranquillamente utilizzare con cavetto jack da 3,5. Restando sul padiglione auricolare destro troviamo un grande pulsante che lo riprende quasi del tutto ed offre alcune funzioni come l'accoppiamento Bluetooth con altri dispositivi, mettere in play o in pausa brani musicali, rispondere o chiudere una chiamata. E proprio in mezzo a questo grande pulsante troviamo il microfono. Come già vi ho detto all'inizio di questa video recensione, l'audio è catturato da questo microfono di queste cuffie auricolari Bluetooth Nia Q7 e quindi potete voi dare un giudizio all'audio catturato. Andando sul padiglione auricolare sinistro invece troviamo un unico pulsante, vale a dire il bilanciere del volume. Ma non finisce qui, per quanto riguarda i padiglioni auricolari consentono varie rotazioni, sia verso l'interno per adattarsi alle orecchie e sia verso l'esterno per portarle comodamente al collo. Per quanto riguarda l'audio riprodotto da queste cuffie non ha avuto nessun tipo di problema, sia per quanto riguarda la musica e sia per quanto riguarda le chiamate. Anche avendo il volume completamente al massimo non tende a gracchiare e ciò vuol dire che sono riuscito ad avere una buona qualità dell'audio senza troppe pretese. Arriviamo al punto più importante di queste cuffie auricolari Bluetooth Nia Q7, ovvero la batteria. Per quanto riguarda la ricarica completa di queste cuffie auricolari Bluetooth impiegano circa 1 ora e 20 minuti alla ricarica completa, mentre invece per quanto riguarda l'autonomia, con un uso molto molto intenso tra musica e chiamate sono riuscito ad arrivare a quasi 2 giorni di autonomia e devo dire che mi ritengo molto molto soddisfatto anche in questo ambito. Bene amici di Medico Snake, siamo giunti alla fine di questa video recensione e qui voglio dirvi dove acquistare le cuffie auricolari Bluetooth Nia Q7. Le cuffie auricolari Bluetooth Nia Q7 le possiamo acquistare nei vari store online come Amazon, Gearbest e AliExpress. Per avere altre informazioni e il link d'acquisto di queste cuffie auricolari Bluetooth sono online da oggi sulle pagine di medicosnake.atervista.org. Nella descrizione del video vi lascio il link per andare direttamente all'articolo insieme a tutti gli altri link per seguire Mitico Snake sui vari social, insieme al pulsantino per iscrivervi al canale YouTube e per mettere un mi piace. Per Mitico Snake, Raffaele Mauriello.